Salve, mi chiamo Mauro e sono il responsabile tecnico della Comar Condensatori SPA. Nel video di oggi volevo dare alcune informazioni per un corretto dimensionamento delle apparecchiature automatiche di rifasamento. Come sappiamo, le forniture di energia elettrica prevedono una panale in caso di un eccessivo consumo di energia reattiva. L'energia reattiva ovviamente viene compensata dai condensatori, dalle apparecchiature di rifasamento. Quindi un dimensionamento determinato in maniera corretta permette all'utente di rifasare più efficacemente il proprio impianto, ridurre le penali e anche quelli che possono essere i costi di manutenzione per un'eccessiva usura dell'impianto elettrico. Vediamo quali sono le informazioni principali di cui ha bisogno Comar Condensatori per poter offrire un'apparecchiatura di rifasamento più efficace possibile. Le fatture dell'ente erogatore normalmente sono la prima informazione che si può avere da un cliente. È importante magari che ci siano più fatturazioni, di più mensilità, in modo da scegliere l'apparecchiatura come potenza rifasante nella maniera più efficiente. Ricordiamoci che nelle fatture normalmente sono presenti due informazioni: la potenza contrattuale dell'impianto e il prelievo massimo in kilowatt, cioè della potenza attiva, che l'utente ha prelevato in una determinata mensilità. Ovviamente, essendo presente anche l'energia reattiva, è facile poter ricavare quello che è il famoso COSFI o fattore di potenza, che sappiamo, dopo le ultime normative, essere al minimo di 0,95, quindi tra 0,95 e 1. Un'altra informazione necessaria per la scelta ottimale di un'apparecchiatura di rifasamento è quella di conoscere le tipologie di carichi, di utenze e di macchine operatrici che sono presenti nell'utenza da rifasare stessa. Infatti possono esserci molte applicazioni monofase che tendono a sbilanciare quindi la linea elettrica, oppure possono essere presenti molti carichi distorcenti. Sappiamo benissimo che l'elettronica di potenza negli ultimi anni ha invaso quelle che sono le applicazioni industriali. Queste ovviamente rendono la rete elettrica però perturbata da fenomeni cosiddetti armonici. Sempre parlando di processi di lavorazione, spesso è importante sapere con quale velocità e con quali tempi ci sono le grandi variazioni di carico sull'impianto. Questo perché potrebbe essere necessario, ad esempio, utilizzare un'apparecchiatura di rifasamento di tipo statico, così chiamata, o in real time, in tempo reale, dove, a differenza del rifasamento automatico tradizionale, all'interno dell'apparecchiatura sono presenti dei moduli elettronici per intervenire in maniera veloce e tempestiva sulle variazioni di carico. In impianti industriali di una certa rilevanza e magari affetti da quelle problematiche di cui abbiamo discusso poc'anzi, un'analisi armonica, una campagna di misura della rete elettrica sarebbe la cosa ottimale per poter analizzare e scegliere in maniera puntuale e precisa l'apparecchiatura più idonea per questi tipi di applicazione. Vediamo quindi quali sono i punti su cui eventualmente eseguire una campagna di analisi armonica. Questa slide, dove viene schematizzato in maniera semplice un impianto elettrico industriale, possiamo vedere quali possono essere i punti di misura per un'analisi di rete. In caso di rifasamento centralizzato, e cioè dove l'apparecchiatura di rifasamento deve compensare l'intera utenza, il punto di misura più idoneo è quello in prossimità del trasformatore di consegna. In questo caso possiamo quindi avere tutte le misure di power quality che servono per determinare la scelta di un'apparecchiatura. Nel caso non fosse possibile eseguire tale misura in prossimità del trasformatore di consegna, o nel caso sia necessario rifasare solo una parte dell'impianto, ovviamente la misura può essere eseguita nel punto più vicino anche a dove avverrà l'installazione del rifasatore stesso. Un'altra misura che può essere interessante
è quella dedicata a eventuali linee di produzione dove sono presenti carichi fortemente distorcenti. In questo caso, la misura diretta sui carichi distorcenti può essere utile non tanto per dimensionare correttamente un'apparecchiatura di rifasamento, ma per la scelta eventuale di filtri passivi o filtri attivi che Comar è in grado di offrire. Ultima informazione che può essere utile per un dimensionamento di un rifasamento può essere anche quella di una misura diretta su un'eventuale apparecchiatura esistente. Ovviamente questa tende solo a evidenziare quali possono essere i disturbi armonici presenti in rete e non tanto invece ad esempio qual è l'ammontare della potenza reattiva necessaria alla nuova apparecchiatura eventuale per rifasare correttamente l'impianto. Informazione che ci dà l'ammontare dei disturbi armonici specialmente in corrente presenti in un impianto caratterizzato da questi disturbi è il THDI. È una discriminante importante per la scelta di un'apparecchiatura di rifasamento. Infatti, se questo valore è piuttosto alto, bisogna prendere in considerazione apparecchiature di rifasamento che abbiano in dotazione le cosiddette induttanze di blocco. Questo per evitare usure precoci dell'apparecchiatura stessa ed eventuali problemi all'interno dell'impianto da rifasare. L'ufficio tecnico di Comar Condensatori è in grado di analizzare misure di qualità di rete provenienti dall'esterno, a patto che magari siano in formato più comune, tipo Excel o CSV. Nel caso queste misure non fossero disponibili e il cliente è interessato ad eseguire un'analisi di power quality della propria rete, Comar Condensatori offre questo servizio a completamento delle soluzioni disponibili delle apparecchiature di rifasamento. Alla pagina servizio del nostro sito web www.comarcond.com potrete scaricare un esempio di Energy Audit eseguito da Comar e trovare tutte le informazioni riguardanti personale qualificato Comar per l'esecuzione di tali misure on site. Con questo vi ringrazio per l'attenzione, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video di Comar.